Ecco. Vediamo se siamo riusciti a ristabilire il collegamento. Alberto, ci senti adesso? Sì, eccoci. Se riesco a sentirti, Simone, la voce va e viene. Ah, ok, allora la lavoriamo. Simone, se te stasera mettete in testa che sei un problema per noi stasera. Comunque, insomma, a parte gli scherzi, stavamo appunto dicendo, Alberto, che è abbastanza originale, quantomeno, insomma, l'idea di scrivere il libro su comunque un talent scout, no? Così come è stato, certo, Scantamburlo. Sì. Come è nata questa idea? Beh, innanzitutto l'idea era quella di raccontare un campione come quello di come Del Piero, non in modo canonico, è già stato fatto, sono già stati scritti parecchi libri su Del Piero, alcuni sono anche buoni, come per esempio la sua biografia ufficiale, quella scritta con Maurizio Crosetti, ma di raccontarlo, di cercare di spiegarlo al lettore, raccontando invece l'uomo che un pomeriggio di novembre di 87 lo ha scoperto in un campetto della provincia trevigiana. Un amico, Federico Lovato, mi ha presentato Vittorio dicendomi: Alberto, questa potrebbe essere la storia che fa per te. Io avevo appena concluso il romanzo di Julio Libonazzi e sinceramente non avevo alcuna voglia di rimettermi subito a scrivere. Invece quando ho conosciuto Vittorio, ci ho passato la prima serata a intervistarlo, mi è venuta voglia di incontrarlo una seconda, poi una terza, e tutte le sue storie, queste storie di un calcio che non c'è più, sono diventate questo libro Ho scoperto Del Piero. Ecco Alberto, ora mi senti? Mi sono spostato di postazione. Oh, finalmente riesco a sentirti perché... Ecco, dicevo, peraltro Scantamburlo ha scoperto Del Piero, ma non è stato l'unico giocatore, insomma, che è riuscito a portare in Serie A, anzi si potrebbe dire che ne ha portati tantissimi. No, ha portato una bella squadra, sì. Sì, ecco, appunto, leggiamo sul sito di Incontropiede che Maniero ha portato giocatori come Maniero, Seno, la coppia Marco Andreolli, la coppia difensiva del Bologna di quest'anno che è Gastaldello Rossettini, insomma, quindi si parla di un uomo che comunque rischiava se Andreolli fosse andato al Bologna al Siviglia, il Bologna rischiava di avere l'intera difesa scoperta da Scantamburlo, Rossettini, Gastaldello e appunto Andreolli. Ecco, tra l'altro sono anche nomi abbastanza recenti, tipo un Bakogu. Ecco, appunto, quindi vuol dire che Vittorio lavora tuttora, insomma, sempre a buon livello, no? Ecco. Sì, Vittorio ha lavorato, come dire, ad alto livello fino a poco tempo fa. Tant'è che, come hai detto tu, ha portato Gerrin Bakogu da una squadretta del Veneziano al Calcio Padova che non è poi così tanto. Ora ha 85 anni, i ritmi ovviamente si sono abbassati, non lavora più come un tempo, però la voglia di al sabato pomeriggio e alla domenica mattina di andare a vedere una partita in qualche campetto provinciale veneto gli è rimasta, e quindi ancora oggi cerca un modo per raggiungere quel campo sportivo dove si aspetta di trovare qualcosa di buono, ecco, come dice lui. Ecco, tra l'altro una cosa che si viene a sapere leggendo il tuo libro è il famoso metodo, diciamo, con cui Vittorio segnava, diciamo, i giocatori che erano più interessanti. Ce lo vuoi raccontare brevemente? Sì, Vittorio non aveva un metodo poi così sofisticato, non aveva
il tablet, non aveva alcun computer portatile, anzi non ha mai voluto adottarne uno, ma si presentava al campo sportivo armato della sua inseparabile agenda rossa e di una penna. Chiedeva a un dirigente della squadra locale se era possibile avere la lista delle dei giocatori impiegati nella gara, se li trascriveva pian piano nell'agenda con accanto la data di nascita. La data di nascita per chi lavora nei settori giovanili non è una cosa, come potete immaginare, di poco conto, e poi valutava soltanto i giocatori, quelli che riteneva più interessanti. Metteva 1, 2 o 3 X a seconda di quanto il giocatore lo aveva impressionato. Non credo sia abbastanza scontato dire che quel pomeriggio del 10 novembre 87, accanto al nome Alessandro Del Piero, mise 3X. Trattamento che non, come dire, che non riservò a tanti altri giocatori nella sua carriera. Certo, infatti. Beh, 3X è importante, penso, di grande valore. Ma e leggevo anche che la prefazione, certo, sì. Ora non so che magari che significato hanno a livello calcistico le 3X, magari se ce ne sono di più o di meno. No, per lui era il voto massimo. Il voto massimo, ecco, appunto. Leggevo che la prefazione è proprio a opera dello stesso Alessandro. E, che legame c'è? C'è ancora un forte legame tra di loro? Si sono rivisti, diciamo, si frequentano? Sì, allora la prefazione di Alessandro Del Piero, secondo me, è una pagina bellissima. Bellissima perché, intanto perché secondo me e secondo tutta la casa editrice Edizioni in Contropiede, è scritta benissimo, scritta con il cuore, e quindi è una lettera, diciamo, che Del Piero scrive al suo padre calcistico, che è davvero molto bella e emozionante. Poi è importante anche perché, come dire, sancisce che il vero scopritore è di Del Piero è Scantamburlo. Come potete immaginare, quando un giocatore arriva a livelli assoluti come Del Piero, poi di scopritori ne trovi parecchi. E quindi questa prefazione è molto importante perché certifica Scantamburlo è stato il mio scopritore. Quindi in tutto ciò c'è una, come dire, una buona dose di riconoscenza, cosa, certo, che non sempre avviene al mondo d'oggi, nel mondo del calcio di oggi c'è, e c'è anche un autentico affetto fra Del Piero e Scantamburlo. Gli episodi in cui questi si possono incontrare non sono, come potete immaginare, così tanti e così diffusi, però è capitato nel corso di questi anni degli incontri anche casuali fra i due, e il semplice sorriso, il semplice pollice verso di Alessandro nei confronti di Scantamburlo, beh, ecco, questo per un signore di 85 anni che ha dedicato la sua intera vita al calcio, può essere una cosa, ecco, vale come più dire, di lo fa andare a letto sereno alla sera. Ecco, vale più di 1000 parole, infatti. Senti, esattamente, sì. Mi chiedevo, insomma, dal libro emerge anche alla fine il profilo psicologico, no, di questa persona. Mi chiedevo quale fosse un po' il punto forte, no? Cioè, che tipo di persona sia stata, insomma, sia Scantamburlo, e più che altro qual è il segreto per essere talent scout, cioè dov'è veramente la chiave per scoprire tanti talenti in questo modo? Il segreto ovviamente non esiste. Come ho detto prima, lui aveva un metodo, ma era un metodo molto semplice. Però ecco, aveva questa abitudine, questo ordine mentale anche di mettere tutto
in archivio, di mettere tutto in suo posto mese per mese, anno per anno, per cui la casa di Scantamburlo è diventata davvero un archivio con le sue agende molto importanti per me che ho scritto questo libro, ma molto importante per la storia del calcio in generale. E poi ovviamente, oltre a queste, come dire, a questo metodo, a questa sua procedura fissa, che in pratica era sempre la stessa che ho raccontato prima, anche un talento naturale, il talento quello appunto di riuscire a scoprire il talento altrui, il talento di calciatori altrui, molto spesso con un'occhiata. Scantamburlo è padovano, come Del Piero è trevigiano, quindi è entrambi veneti, e come dice Scantamburlo nel libro, quello che aveva lui era l'occhio buono, cioè l'occhio buono nel riconoscere il talento, tant'è che in quella famosa ormai partita non ci volle assolutamente molto perché Scantamburlo riconoscesse il talento di Del Piero. Bastò una giocata, un rilancio lungo del portiere, uno stop del ragazzo, una ripartenza, un mezzo dribbling, un passaggio, e tanto bastò a Scantamburlo per riconoscere un talento puro come Del Piero. Ecco Alberto, in conclusione possiamo dire che effettivamente io ho sentito parlare molto entusiasticamente di questo libro anche sulla mia pagina Facebook, effettivamente poi a breve appunto lo leggerò anch'io, così potrò anche fare una bella recensione, ma vogliamo ricordare appunto dove si può acquistare questa opera? Sì, allora ho scoperto Del Piero, si può acquistare o nel sito ufficiale della casa editrice www.incontropiede.it, basta registrarsi, mettere a carrello il prodotto e poi pagare o attraverso la PayPal o un bonifico, quindi credo sia il metodo più sicuro e più semplice, oppure in tutte le più grandi librerie online, tipo Amazon o tutte IBS, il resto sì, sì, italiano, oppure anche semplicemente andando in una qualsiasi libreria e consigliando alla libreria di fare richiesta al libro alla mail incontropiede@gmail.com. Quindi per chiunque volesse leggerlo non è, come dire, difficile reperire il testo. Questo, come tutti gli altri 10 libri di Incontropiedi, vi ricordo che oggi per la casa editrice esce un altro esce l'ultimo libro, un libro di box, si chiama May Pack, è un libro bellissimo libro sul pugilato contemporanea di Andrea Bacci. Benissimo, e allora Alberto, noi ti ringraziamo, salutiamo il tuo splendido, tra l'altro, accento veneto, e ricordiamo Scoperto Del Piero, Alberto Facchinetti e la storia di Vittorio Scantamburlo. Grazie di essere stato con noi, a risentirci prossimamente. Grazie ragazzi, grazie Alberto, a tutti finalmente gli ascoltatori, a prestissimo. Ciao Alberto. Ce l'abbiamo fatta, ciao Alberto, grazie. Ciao.